Luciana Patullo, artista anche tu, un anno e mezzo senza musica. Sì, siamo oggi tutti qui, tanti musicisti molisani, e cerchiamo di fare luce su un problema che in realtà c'era già prima della pandemia. Non è un problema che nuovo per noi, però la pandemia l'ha portato alla luce ancora di più, ha illuminato questo problema, una mancanza di diritti, l'abitudine di lavorare a nero perché è difficilissimo organizzare eventi per le burocrazie, per i pagamenti che dobbiamo sempre fare, e di solito è davvero difficile se non abbiamo un supporto. E adesso oggi proprio siamo qui e vogliamo fare sentire il silenzio alle persone, cosa significa essere senza musica veramente. Gianluca Vergalito, artista. Un mondo senza musica da un anno e mezzo. Oggi richiamate l'attenzione su questo settore. Ciao a tutti, e siamo qui tutti uniti, siamo in tanti, e vogliamo dimostrare la nostra presenza nonostante un anno e mezzo praticamente senza la musica dal vivo. E il problema qual è? Il problema di stare senza la musica dal vivo, o le arti in generale, significa andare a compromettere quello che è il benessere psicologico delle persone. Quindi noi aspettiamo con ansia di trovare delle soluzioni che vadano un po' a tamponare quello che è la condizione attuale, insomma. Maurizio Carosella, dall'8 marzo dello scorso anno, artisti senza musica, ma la pandemia senza musica sarebbe stata più drammatica di quello che poi è stata. Sì, è brutto stare solo a casa davanti al PC magari a registrarsi. Siamo qui per dare questo messaggio, per tornare ad esibirci nei locali, nelle piazze, davanti a tutti. Questo soprattutto, insomma, per chi di musica ci vive, per chi ne fa il proprio lavoro. Io sono fortunato perché ho un altro lavoro, però c'è gente che lo fa per mestiere ed è difficile andare avanti senza poter lavorare. Vincenzo Diorio, musicista, oggi il flash mob per protestare contro quanto accaduto agli artisti come voi. Oltre a protestare, proprio farci vedere, farci sentire, perché penso sia il settore più trascurato a livello nazionale. Non è una protesta quella che faremo oggi, è soltanto dire a tutta Italia, a tutto il mondo, che senza musica la pandemia sarebbe stata davvero una tragedia.